Benvenuta, sottosegretario Liuzzi, è un piacere ospitarla nella 17ª edizione del Forum Europeo Digitale. Se ce lo consente, insomma, siamo felici di aver compiuto anche questo appuntamento di prestigio, non solo per l'Italia, ma per tutta Europa, dove si parla di media, di digitale, di innovazione, di telco. Ce l'abbiamo fatta anche quest'anno. Sì, grazie per l'invito e ci tenevo ad essere presente, seppur in modalità virtuale. Fa piacere vedere che anche appuntamenti che solitamente venivano effettuati dal vivo possono procedere anche con i nuovi mezzi di comunicazione e anche da remoto. Allora, come le dicevo, come dire, nelle sue funzioni lei rappresenta un referente, il faro di questo settore che ha bisogno, anche per le condizioni che stiamo vivendo contingenti, come dire, di avere delle risposte. Allora, partirei se lei è d'accordo sul tema del T2, perché ci sono delle novità, lei le ha un po' comunicate, il tema della comunicazione, il tema probabilmente di più fondi a disposizione, perché il ricambio dei televisori è abbastanza importante. Che ci dice? Oh, dunque, il Ministero dello Sviluppo Economico è chiaramente impegnato nel coordinamento di tutta questa serie di attività e in questo processo che ci accompagnerà da adesso in poi per i prossimi 2 anni. Adesso arriviamo praticamente nel cuore di questo passaggio e con la partecipazione attiva degli stakeholder contiamo di ridurre al minimo i disagi per i cittadini e gli operatori verso un importante cambio di paradigma tecnologico. A brevissimo partirà la campagna di comunicazione massiva su TV e carta stampata del questo importante cambio. Quindi la campagna di comunicazione dei cittadini sarà effettuata a brevissimo ormai e quindi sarà presente per tutto il periodo anche natalizio. Chiaramente tutti questi passaggi saranno seguiti direttamente dal Ministero dello Sviluppo Economico e crediamo di insieme con un coordinamento puntuale, preciso, anche periodico, di poter riuscire a coordinare questo importantissimo passaggio che ci vede in prima battuta, in prima linea impegnati. Sappiamo già che ci sono dei bonus a disposizione, che sono partiti già diversi anni fa ormai, che però coprono una fascia fino ai 20.000 euro di ISEE. Io ho chiesto formalmente di aumentare questa fascia per poter dare la possibilità a tutti di poter usufruire di questo bonus che è legato, ricordiamolo, sia alle TV ma anche all'acquisto di decoder, che andrebbe a coprire praticamente totalmente l'acquisto di decoder. Sono allo studio anche ulteriori iniziative per rendere questo passaggio il meno traumatico possibile. Quindi non ci sono ritardi, questo è il messaggio. Allora, il nostro faro è quella data che abbiamo metà 2022 e faremo di tutto per arrivare a quella data preparati. Infatti, ho proposto di inserire nella prossima legge di bilancio, che è in via di pubblicazione, ormai parliamo di giorni, un intervento importante per l'introduzione di un bonus ricambio TV per l'avvio dei televisori anche in un'ottica di economia circolare, al fine anche di incentivare maggiormente e accelerare la sostituzione del ricambio degli apparecchi. È un'iniziativa che prevediamo di stilare anche un planning di comunicazione specifico che deve spiegare al consumatore operativamente come procedere allo smaltimento e una comunicazione che vada anche in parallelo con quella che partirà a brevissimo. Per questa iniziativa sarà importante appunto un coordinamento specifico da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, ma anche un'azione propositiva da parte di tutti gli stakeholder. E in questa modalità pensiamo di poter accelerare la sostituzione delle apparecchi TV e anche affiancare in ottica green un bonus di ricambio TV che si allaccia a quello del bonus TV che già conosciamo e che magari amplieremo maggiormente con una platea più vasta. Quindi queste due azioni sono delle azioni che adesso stiamo seguendo in prima persona. Allora, quindi il ruolo della campagna di Natale della vendita sarà evidentemente cruciale ed importante, perché la sostituzione è una sostituzione importante. Dall'altra parte è giusto e corretto questo suo affidavit, diciamo, agli stakeholder, perché attraverso di loro potrà essere, come dire, fatta maggiore pressione. E poi il tema, la preghiamo, della comunicazione, che è fondamentale evidentemente per riuscire ad arrivare a questi risultati. Allora arrivo al refarming che serve.
da una parte per migliorare, come dire, quelle che sono le efficienze dello spettro legato ai broadcaster, dall'altra ovviamente la sfida, la famosa sfida del 5G. E allora le chiedo subito, a che punto è il decreto di indennizzo della rottamazione che riguarda le locali ma poi coinvolge anche le nazionali e coinvolge comunque tutto questo settore? Sì, il decreto indennizzi va anche ad agire non soltanto economicamente ma anche per accelerare il passaggio di queste importanti frequenze verso il 5G. Parliamo di un decreto interministeriale, quindi è sia alla firma del ministro Patuanelli che del ministro Gualtieri, del ministro dell'economia e delle finanze. A tal riguardo siamo arrivati a un concerto tra i due ministeri che ci permetterà a brevissimo di poter produrre la firma. È un documento che passa anche inevitabilmente dalla ragioneria di Stato e sappiamo bene che in questo momento di elevatissima crisi economica, con decreti che vengono purtroppo, che dobbiamo fare periodicamente per appunto ristorare tutte le attività, chiaramente c'era un traffico notevole verso la ragioneria di Stato, però contiamo davvero, abbiamo già raggiunto un concerto informale, quindi adesso passa soltanto alla firma dei due ministeri e poi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che precederà il vaglio della Corte dei Conti. Senta, sottosegretario, non voglio metterla in imbarazzo, ma probabilmente questa è una competenza che riguarda più, fra l'altro, la nuova commissione dell'Autorità delle Garanzie delle Comunicazioni. Gli LCN sa mica se rimarranno, come dire, confermati, se ci sarà in qualche modo una revisione, anche perché rispetto al passato mappatura degli LCN qualcosina è cambiato. Sì, inevitabilmente è un processo che appunto spetta in prima battuta alla CCOM, ma è anche giusto che si segua in concomitanza da parte di questo ministero, quindi è un tema che ho voluto anche specificare durante il tavolo TV 4.0 che abbiamo tenuto la scorsa settimana, quindi giusto il lavoro dell'autorità, ma anche corretto anche affiancarlo già dalle prime battute da un lavoro di coordinamento da parte delle strutture amministrative del MISE. Senta, non voglio rubarle molto tempo, ma ho solo due domande. Uno sul tema del 5G. L'Italia era partita molto bene, poi c'è il commissario Vestager che a Bruxelles ha una domanda, ha detto: vedo che l'Italia in qualche modo, come altri paesi, sta rallentando, ma evidentemente c'è anche la situazione contingente. Lei che ci dice sul 5G? Allora, l'Italia parte da una posizione di vantaggio, ovviamente, che non è soltanto relativa ad essere partiti in anticipo con l'assegnazione di frequenze e quindi con i bandi di gara, ma anche perché grazie alle 5 città italiane pilota che hanno aderito alle fasi commerciali abbiamo potuto avere degli use case che sono andati chiaramente avanti rispetto agli altri paesi europei, quindi è chiaro che c'è stata una decelerazione dovuta, ma questo riguarda tutti i paesi ed è dovuta alla pandemia in corso, ma noi partiamo da una condizione di vantaggio che direi che non abbiamo perso. Io credo che questo è un percorso che in Europa è all'avanguardia, che ci ha fatto comprendere ulteriormente il potenziale che la tecnologia 5G può offrire in termini di impatto sulla collettività. In queste 5 città pilota abbiamo una copertura prossima al 100% che ci ha permesso di condurre un'attività di sperimentazione di use case tra loro molto diversi, ma i settori, ci tengo anche qui a dirvi quali sono i settori più importanti, perché alla fine il 5G deve ricadere sulle imprese. Chiaramente le imprese italiane hanno come uno dei principali settori di interesse quello della manifattura, dell'industria e dell'agricoltura. Difatti la maggior parte degli use case riguardano questi ambiti, seguiti da salute, istruzione, patrimonio culturale e media. E questo ci fa capire anche come il trasferimento verso le imprese sia importante. Quali sono i prossimi passi? I prossimi passi sono quelli di avere degli investimenti in infrastrutture fisse e mobili di nuova generazione, e questo contiamo anche di averli grazie al Recovery Plan, promuovere lo sviluppo di servizi locali e reti di servizi, e infine il trasferimento tecnologico verso le imprese, investendo in tecnologie applicative e sviluppo di competenze digitali. Una parte di questa la faremo anche con la legge di bilancio, perché abbiamo un intervento massivo
nell'ITS, e adesso porteremo anche a compimento tutta la parte che è relativa ai Digital Innovation Hub, che andremo a definire a livello nazionale e poi europeo, che insieme ai Competence Center sarà un importante attrattore territoriale per appunto il trasferimento tecnologico. Ecco, allora, fra l'altro, su questo, come dire, come giustamente lei ha detto, alcuni verticals in Italia hanno fatto anche il sistema in Europa. Ricordo per esempio l'esperimentazione a Torino, il modello del Neutral Host a Lucca nel progetto del 5G City. E l'ultima domanda è legata invece al famoso voucher per il piano della banda ultralarga, perché le ultime notizie ci dicono che sono stati superati addirittura i 100 operatori accreditati, quindi vuol dire che c'è anche qui, ci sono anche qui notizie positive. Allora, sì, sicuramente è una misura che era molto attesa da diversi anni ed è partita ed ha avuto un'accelerazione propulsiva da parte del MISE proprio durante l'emergenza Covid. È stata divisa in diverse fasi. La fase che adesso sta procedendo è quella legata alle famiglie che hanno un ISEE al di sotto dei 20.000 euro e prevede l'attivazione di un voucher, uno sconto da parte direttamente degli operatori e anche un device per potersi connettere. Quindi ha uno scopo ben preciso, che è quello non soltanto di stimolare la domanda, ma dare anche, purtroppo, nel senso di purtroppo, perché molte famiglie non avevano un device per poter fare smart working o didattica a distanza, dare anche questo ulteriore strumento. Seguirà un'altra fase di intervento per le famiglie al di sopra dei 20.000 euro di ISEE e anche per le imprese, e anche questo credo che sia un fattore e un altro momento importante. E poi c'è la parte quella legata al piano scuole, perché noi andremo a connettere, e la gara è in corso, oltre 32.000 plessi scolastici alla fibra, quindi sicuramente questa prima fase è avvenuta a tempo di record, perché a un mese dalla pubblicazione del decreto ministeriale siamo già partiti con sia l'infrastruttura sia il vero e proprio somministrare questi voucher, e spero che questo sia da stimolo anche alle altre fasi che verranno, che saranno relative alle famiglie che hanno un ISEE al di sopra dei 20.000 euro. Allora, c'è molto da fare, abbiamo capito questo, sottosegretario. Non so se, come dire, ho dimenticato qualcosa, abbiamo dimenticato di dire qualcosa a cui come dire, lei tiene di più, oppure vuole salutare con un auspicio questa platea del Forum Europeo Digitale. Ripeto, per noi siamo molto contenti, ma non come organizzatori o stimolatori, ma perché abbiamo visto in queste settimane che stimolare continuamente l'industria consente di avere rapporti, di fare progetti, di fare un networking, e ci sono state anche, come dire, visualizzazioni e coinvolgimento di oltre 5.000 persone soltanto per le iniziative che facciamo. Quindi questo è importante, e non immagina quanto preziosa sia appunto l'intervista che abbiamo realizzato. Che cosa vuol dire a questa audience che la sta seguendo con grande interesse, sottosegretario? Beh, devo dire questo, che il tema, abbiamo capito che il tema della digitalizzazione e della connettività non è più rinviabile. Noi abbiamo vissuto e stiamo purtroppo ancora vivendo una fase di pandemia che però ha fatto mettere in risalto quanto sia importante avere una connessione adeguata, avere delle imprese che siano digitalizzate, una pubblica amministrazione digitalizzata, ma anche uno Stato efficiente. E quello a cui dobbiamo stare attenti, perché noi come azioni governative ne abbiamo tante e continueremo, anche grazie al Recovery Plan, ai 209 miliardi, a metterle sul piatto, e una parte dei verticali riguarda proprio la digitalizzazione, come ha sottolineato più volte il Presidente della Commissione Europea, ma adesso dobbiamo stare attenti a non lasciare indietro nessuno, perché questo avere a disposizione tutti questi strumenti significa anche, purtroppo, avere anche un divario sociale per chi non ha, per una svariata e per svariati motivi, non ha accesso a questi strumenti tecnologici, né magari potrà vedere la televisione in modalità smart, lasciatemi dire. Quindi in questo momento l'attenzione è quella di non creare ulteriori disparità sociali, e su questo il governo in primis, ma tutti quanti noi, dobbiamo porre tutte le iniziative utili per avere tutta la popolazione italiana, una popolazione italiana digitalizzata e uno Stato moderno.
Fra l'altro avremo modo durante i lavori di questi due giorni del Forum Europeo Digitale di parlare anche del Fondo Nazionale Innovazione, delle iniziative, per esempio Seed for Sud per le competenze professionali, l'importanza della manutenzione delle competenze. Sottosegretario, è stato veramente un vero e sincero piacere averla con noi. Grazie per averci dato importanti risposte su vari piani e le auguriamo buon lavoro, perché abbiamo visto appunto che di impegni veramente importanti ne ha tanti da fare. Ci vedremo, speriamo, di persona molto presto. Grazie di cuore. Grazie a voi e buon lavoro.